Le persone che avete visto all'inizio del servizio che svuotavano i cassonetti di Texaid e li mettevano sul treno diretto a Schattdorf sono inserite nel programma occupazionale di Caritas Ticino, un programma nato nel 1988 come sede storica questa di Lugano e sono poi seguite le sedi di Polleggio e la sede di Giubiasco, quella con la mucca blu. L'obiettivo dei nostri programmi occupazionali è quello di offrire ai disoccupati che qui sono inseriti delle attività vere, delle attività che abbiano anche un'utilità pubblica, ma lo scopo principale è quello di permettere loro di rientrare al più presto nel mercato del lavoro. Ogni mattina da questo mercatino partono gli operai, chi va a ritirare la merce che la gente regala alla Caritas, chi va a consegnare la merce che qui è venuta a comprare, oppure a svuotare i cassonetti di Texaid. Questa attività di riciclaggio ha un'importanza grande sia dal punto di vista ecologico, perché si permette di ridare vita degli oggetti, di non buttare tutto nella discarica, e nello stesso tempo di utilizzare i proventi per sostenere i progetti sociali di Caritas Ticino. Ascoltiamo ora la testimonianza di alcune persone che combattono con noi questa battaglia per poter riconquistare un posto nel mercato del lavoro. Ma io ho fatto diversi lavori. Ho fatto il magazziniero, ho fatto l'impiegato d'ufficio, ho fatto manutenzione e sorveglianza, ho lavorato appunto in magazzino come magazziniere, in fabbrica, quindi mi ha dato un po' la situazione perché i tempi sono difficili, c'è molta crisi in tanti rami e quindi ti devi un po' adattare se vuoi lavorare. Io attualmente sto cercando un lavoro come autista di veicoli pesanti. È difficile? Sì, la crisi che c'è adesso. E la mancanza di lavoro, non so come spiegarglielo. La maggior parte sono al completo o non hanno bisogno. Ho capito. C'è in giro anche poco lavoro, penso, dovuto alla crisi. È ottimista sulle possibilità? Sì, sono ottimista. Sì, sono abbastanza ottimista. E spero di trovare qualcosa. E questo lavoro qua pensa che possa servire in qualche modo? Sì, perché impari a conoscere il territorio. Ti stimola. E il lavoro non è solo soldi, è anche salute, no? Sì. Stando a casa una persona può anche ammalarsi, quindi non è solo un fattore di soldi, ma è anche un fattore. Poi comunque conosci persone, persone nuove, colleghi di lavoro. Certo. Stare a casa è sempre più deficitario, secondo me. Sì. Poi ti passa la giornata, riempie la giornata, ti senti utile, no? Comunque. Wow.